And that works like this. You're at A and you know you're going to take the world to Z. E funziona così. Allora tu ti trovi al punto A e sai benissimo che devi portare il mondo fino al punto Z. But you know if you go to Z in great leaps. E sai benissimo che se ti metti in testa di arrivare fino a Z procedendo a grandi balzi. The change is so blatant that people look up from the game show or the sports and go, what's going on? Il cambiamento sarà talmente evidente e improvviso che anche chi è addormentato dallo sport si sveglierà e dirà, ma c'è qualcosa che sta succedendo? So you go in as big a leap as you can get away with, but not so big that you alert too many people to what's happening. E quindi si decide di procedere a passi abbastanza lunghi, che sono il più lungo possibile per non svegliare quelli che stanno intorno, ma non troppo lunghi da fare troppo rumore. I've just described the European Union. Unione Europea è stata appena descritta. 50s, 60s, just a free trade area, nothing to worry about, good for jobs. E tutte queste zone di commercio libero sono importantissime perché creano posti di lavoro. 2011. Version of the Soviet Union and the Politburo in terms of the European Commission. Nel 2011 la Commissione Europea ha cambiato completamente passo e si è trasformata in una specie di Soviet Bureau. Crucial to any few controlling the many. Centralization of power. Quindi abbiamo già detto che perché pochi possano controllare i tanti è fondamentale avere un accentramento del potere. So once humanity was organized as tribes. Quindi una volta nel passato l'umanità era organizzata con delle tribù. The tribe decided what happened in the tribe. Ed era la tribù che decideva che cosa accadeva all'interno di quel territorio. Then came a point where large numbers of tribes were brought together in what we call nations. Poi è arrivato un momento in cui tutta una serie di tribù sono state raggruppate per costituire ciò che oggi noi chiamiamo una nazione. Now a few people are dictating to all the former tribes that were dictating to themselves. Lì ci sono un numero ristretto di persone che dettano legge a migliaia di persone che prima erano dentro le tribù e che fondamentalmente si governavano in maniera diversa. And now we're going big time in Europe, though they want this all over the world. E quindi anche in Europa, lo abbiamo visto, in Europa ma anche nel resto del mondo. To the point where nations are brought together with a few people unelected, because the European Parliament is just there to kid us. We have any control over. Sono le nazioni stesse che vengono raggruppate e inserite in un'unione che poi non è stata neanche eletta perché ci vogliono far credere che sono lì in maniera ufficiale ma non lo sono. Now these few bureaucrats at the centre and a few ministers here today, gone tomorrow with them, are dictating to the whole of Europe. E quindi ci sono lì poche persone che si sono raggruppate in un circolo che detta legge su tutta l'Europa. The European Central Bank is now dictating increasingly financially to the whole of Europe. E la Banca Centrale Europea detta legge alle istituzioni finanziarie di tutta l'Europa oggi. And we're in a situation now. So outrageous. E quindi ci siamo trovati in una situazione talmente pazzesca that these bureaucrats are dictating to the whole of Europe whether we should have genetically modified food, which is designed to genetically modify us. Che questi piccolo gruppo di burocrati riescono addirittura a imporci se dobbiamo avere cibo e alimenti geneticamente modificati che sono stati programmati per indurre delle modificazioni genetiche dentro tutti noi. And to bring this all back round to global warming. E per riportare tutta questa divagazione al punto di partenza che era quello del surriscaldamento globale. Let's just take a deep breath. Facciamo un respiro. And ponder on what the following means. E riflettiamo per un attimo sul significato di questa cosa. It seems on the face of it to be just a little thing, but it's not. In realtà in superficie può essere considerata come una cosa poi non così importante, ma non lo è. We've now reached the point. Oggi siamo arrivati al punto. Of centralization of control and dictatorship in Europe. Dell'accentramento, del controllo e della dittatura in Europa. That a handful of bureaucrats are telling us that everyone in Europe
e una manciata di burocrati ci viene a raccontare che ogni singolo cittadino europeo can no longer use the light bulbs we used to, non può usare più le lampadine che abbiamo usato fino ad oggi, and instead we have to use to save the planet e che invece per salvare il pianeta dobbiamo tutti utilizzare energy saving light bulbs, delle lampadine che consumano meno elettricità, which are deeply, deeply dangerous when they break, che sono molto pericolose una volta che si rompono, give off, it's now been confirmed in experiments and tests and stuff, there's go on my website this week to see stories about it. E che da tutta una serie di test e esperimenti è stato dimostrato che, andate a vedere sul suo sito, ci sono informazioni. They're giving off dangerous chemicals. Che diffondono nell'ambiente sostanze chimiche pericolose. We're having scientists saying that people should not stay close to them for very long. Ci sono degli scienziati che hanno detto che non fa bene stare vicino a queste lampadine a lungo. And where people are becoming ill because of what the energy coming off them. E ci sono già stati dei casi di persone che si sono ammalate per la contaminazione che producono. And these, what will they be? Billions and billions of light bulbs. Allora immaginate miliardi e miliardi di lampadine. With mercury. Che contengono mercurio. Have to be disposed of e che constantly. A un certo punto dovranno essere messe nei rifiuti. Now, from 2012, dal 2012, the American government has decreed that Americans have to use these light bulbs and have no opportunity of having the choice of continuing the ones that have been fined. Nel 2012 anche il governo americano ha decretato che occorrerà sostituire completamente tutte le lampadine tradizionali e non ci sarà possibilità di scegliere tra le nuove e le vecchie. And there's a simple thing that I've learned over the years. E c'è una cosa semplice che lui ha imparato negli anni. When something that is absolutely ludicrous and insane, quando c'è qualcosa che è completamente demenziale e stupido, continues to be pushed and introduced despite all logic, e quando una cosa del genere continua a essere spinta e proposta contro ogni logica, it's because it's the agenda. È perché fa parte dell'ordine del giorno di questi personaggi. And that's what these light bulbs are designed to do. E queste lampadine servono esattamente a questo scopo. We're going to find that they are suppressing people. Scopriremo prima o poi che provocano una qualche soppressione negli individui. Chemically and electromagnetically. Una soppressione, una repressione a livello chimico ed elettromagnetico. And remember, on one level. E ricordatevi, the human body is an electrochemical organism. Che comunque il corpo umano è un organismo elettrochimico. When it has its electrochemical balance, e quando si trova in uno stato di equilibrio elettrochimico, it has physical health, sta in buona salute fisica, and it has mental and emotional balance. E trova anche un equilibrio mentale ed emotivo. When it is destabilized electrically, electromagnetically, or chemically, there are physical, emotional, and mental consequences. Quando c'è una destabilizzazione elettrica o magnetica, questo provoca delle conseguenze negative sia a livello fisico sia a livello mentale che emozionale. This is why when people take certain drugs, and we see children eating this chemical infested food and drink. E quindi questo succede quando si assumono determinati farmaci oppure nei bambini che ingurgitano alimenti zeppi di sostanze chimiche di tipi. There are physical and emotional and mental consequences. E tutto questo provoca conseguenze dannose a livello fisico, mentale ed emotivo. When people get affected by electromagnetic fields and electrical fields, they are also affected mentally, emotionally, and physically. E anche quando si attraversano campi elettrici o elettromagnetici che interferiscono con l'equilibrio del nostro organismo, questo provoca conseguenze dannose a livello fisico, mentale e emotivo. And now, this continent of Europe and soon America.
with its enormous population of people. E quindi immaginate questo continente europeo prima e poi il continente americano con questo numero enorme di abitanti. Are being forced to bring into their home lighting systems. Tutti costretti a adottare nelle proprie abitazioni dei sistemi di illuminazione. Which affect them mentally, emotionally, physically, some more than others, of course, there's more susceptible than others, through what they're giving off, and create an absolute disposable nightmare. Che provocheranno conseguenze dannose a livello fisico, mentale ed emozionale su alcuni individui più predisposti in misura maggiore rispetto ad altri, che soprattutto causeranno un vero e proprio incubo nel momento in cui dovranno essere buttate nei rifiuti. An ongoing nightmare, an ever greater nightmare as the numbers increase, of disposing of these things. E quindi questo creerà un vero e proprio incubo perché la quantità di lampadine dismesse che dovranno essere in qualche modo recuperate o distrutte aumenta a vista d'occhio. And this has been dictated to the whole population of Europe by people who could get into this room and less. E tutto questo è dettato da questo manipolo di persone che sono state completamente sottomesse alle necessità. How much more do we have to walk down this road before we say enough? Essere ancora disposti a subire in questa maniera prima di dire basta. I think somebody said, what do we do about it? Yes. It's an interesting question. Qualcuno di là ha chiesto cosa possiamo fare. Domanda interessante. Well, let's just think about this. Allora, pensiamoci un momento. What have I just said? The people that dictated that one policy of light bulbs, never mind all the others. Allora, abbiamo semplicemente parlato di questa direttiva sulle lampadine, ce ne sono un sacco di altre. Le persone che l'hanno elaborata. You could get in this room. Le potreste trovare anche qui. Easy. Non sarebbe difficile. The people that are imposing it on number the hundreds of millions and billions. E quindi le persone che sono quindi le persone che elaborano le politiche sono pochissime. Le persone che invece sono costrette a subire le conseguenze di queste politiche sono milioni, se non miliardi. I've just answered the question. I think I see a way out of this. E allora la risposta forse è già stata data. Pyramid. Piramide. People look at pyramids for the power in the pyramid. Where do they look instinctively? Allora, quando noi guardiamo una piramide e cerchiamo di capire in che punto è il maggior grado di potere, istintivamente dove portiamo lo sguardo? They look to the point of the pyramid. Up there, there's the power. Guardiamo su, la punta della piramide, dov'è il potere? What's holding that up there? Ma che cosa tiene quello che è lassù, lì dov'è? The rest of it. Il resto della piramide. And that's what we're doing. E quindi lo facciamo noi. We're standing here around the world, holding together and helping to build our own prison by our acquiescence to the building of that prison. Siamo noi che siamo qui in questo mondo e ce ne andiamo in giro costruendo consenso con la nostra acquiescenza, la nostra accettazione di quello che è stato costruito. Which brings us to why divide and rule is the crucial bottom line of the few controlling the many in any situation. E quindi questo ci riporta al concetto del divide et impera, che è la questione fondamentale che mette d'accordo tutti quei pochi che vogliono controllare i tanti. For those who come on Saturday when I'm speaking over like 8.5 hours or so. Chi ci sarà sabato, il giorno in cui lui farà una conferenza di 8-9 ore? And connecting vast numbers of dots. E metterà insieme tutta una serie di puntini che per adesso sono stati solo accennati. You'll see that the longer you talk and connect the dots. Vi renderete conto che mano a mano che si parla e si fanno i collegamenti tra i puntini. The more all these apparently unconnected things come together. Mano a mano tutti questi pezzi che apparentemente sembrano scollegati tra di loro si riuniscono. In one tapestry. Unico quadro d'insieme. I was talking earlier about rigid belief systems and giving your mind away to religions and political parties. Prima abbiamo parlato di fedi rigide, convinzioni rigide della nostra fede nella politica o nei sistemi religiosi. What are these? Che cosa sono? They are engineered
ma-